Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: in attesa di tornare a tuffarsi sul lavoro, l'amatissimo volto di Mediaset ha commosso i propri followers con una dedica straziante. Ci sono vuoti che non possono essere riempiti in alcun modo, né dal tempo che passa, né dalla presenza di altre persone. Perché quando viene a mancare un genitore può capitare che il trascorrere degli anni aiuti ad andare avanti, ma la ferita è e sarà sempre lì. Ferita pronta a riaprirsi e a tornare a sanguinare anche solo per un semplice ricordo, uno dei tanti del pezzo di vita trascorso insieme. Una vita che deve inevitabilmente andare avanti, anche per rispettare la volontà di quello stesso genitore che, nel traumatico momento del distacco, si è addormentato confidando che il proprio erede riesca ad andare avanti, oltre che per i doveri che si hanno nei confronti del proprio eventuale coniuge e soprattutto dei figli. In casi come questi l'utilizzo dei social network assume una valenza importante, perché se il pubblicare foto o ricordi può amplificare il dolore, condividerlo con i propri followers, quegli gli stessi con i quali vengono vissute, seppur a distanze, gioie e dolori della propria vita lavorativa, può anche contribuire a sentire meno il peso lancinante di quell'assenza e quindi di quella solitudine. Ecco allora che non è raro leggere i post di personaggi famosi che, per una volta, tornano persone, normali, umane proprio come i loro seguaci comuni, nel ricordo dei propri cari che li hanno lasciati. Un tentativo per cercare di stare meglio e avere parole di conforto sincere, come quello fatto da Federica Panicucci. Lo storico volto di Mediaset sta trascorrendo le proprie vacanze all'Isola d'Elba, il luogo del cuore per la presentatrice toscana, ma soprattutto per il padre, Edoardo, scomparso nel settembre 2016 a causa di una malattia fulminante. Federica Panicucci e lo shock mai superato per la scomparsa di papà Enzo. Passano gli anni, ma il tasto è sempre dolente, aveva dichiarato Federica tra le lacrime in un'intervista a Verissimo, del 2021. Mi avevano detto che avrebbe vissuto altri 6 mesi, invece in 3 mesi se n'è andato. È stato un trauma. Gli abbracci sono stati l'ultima cosa prima che lui se ne andasse. Lo abbracciavo tantissimo. Sapevo che sarebbe andato via dopo poco e quindi era come se volessi tenerlo con me. Negli ultimi 2 anni la vita di Federica Panicucci è andata avanti all'insegna dei tanti appuntamenti lavorativi e dell'amore per i propri figli. Ma proprio il periodo delle vacanze, oltre che l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di papà Edoardo, ha riacceso il dolore. Ecco allora il commovente post pubblicato da Panicucci su Instagram proprio dall'Isola d'Elba, dove la presentatrice aveva trascorso tante estati proprio insieme al padre. Federica Panicucci, lo struggente ricordo del padre dalla località di vacanza. Eravamo qui insieme e tu lasciando l'isola mi dicesti: chissà se tornerò mai più. Eri già malato e lo sapevi che non avresti mai più visto la tua amata Elba. Sono qui per te papi, e so che tu sei qui con me. Si legge come didascalia di una bellissima foto che ritrae Federica in forma smagliante, ma con lo sguardo rivolto al paesaggio dell'isola. Forse per ricordare meglio ciò che non c'è più, forse per non farsi vedere commossa. Il post, nel quale è possibile apprezzare anche un paesaggio mozzafiato, ha prontamente suscitato la solidarietà del milione di followers di Federica, alcuni dei quali hanno espresso la propria testimonianza a Panicucci in quanto accomunate dall'aver vissuto lo stesso dolore. Sogno mio padre che mi abbraccia, che mi sorride e questo mi fa stare bene, aveva aggiunto la conduttrice a Verissimo, prima di esprimere il dolore anche dei propri figli, particolarmente attaccati a nonno Enzo, loro ricordano tutto di lui. Mio padre stava moltissimo con noi,
Giocava tanto con i suoi nipoti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.